grazie di essere intervenuti. Vi presento Danaida Delai, che è stata, diciamo che è esordito sul palcoscenico carpigiano come presidente della Consulta per l'integrazione, e adesso non lo è più da qualche mese. È avvocato penalista, ha studiato all'Università di Modena, si è laureato all'Università di Modena nel 2002 ed è, ha impiegato 20 anni per esistere ai fini della legge italiana, non di sé. Quindi credo che oltre c'è la sua esperienza ovviamente di studio, della sua esperienza professionale, che può essere utile per una discussione anche sulle varie questioni giuridiche che ci sono in ballo proprio di questi tempi, ma prima di tutto ha vissuto anche in prima persona, anche su di sé, un'esperienza di tipo di impatto culturale e sociale, essendo di origine albanese e cittadina italiana, appunto, acquisita, e quindi credo che possiamo muoverci su tutti e due i fronti, no? Quello culturale e quello sociale, sui temi che abbiamo posto al centro di questa conversazione, cioè il problema delle seconde generazioni degli immigrati e più in generale il problema dell'integrazione. Quindi io cedo la parola, se c'è bisogno di qualche... Aveva preparato delle slide, poi non siamo riusciti a organizzarci per la proiezione, ce le illustrerai? Sì, cercherò di fare riferimento perché il tema è molto vasto e rischierei poi di vagare, non riuscire a dire le cose che ho preparato. Grazie a tutti, grazie per essere presenti e grazie anche per sentire interesse verso questi temi. Per me sono temi che stanno particolarmente a cuore, anche se nella professione magari non li incontro spesso, mi stanno a cuore perché in prima persona sono passata io. Sono nata in Albania, ho concluso tutto il ciclo scolastico fino anche alle superiori in Albania. Io vengo in Italia nel 2002 per studiare da sola, senza la famiglia, solo io. Che adesso non penso, perché ho anche due figlie, se penso di mandare o se penso che le mie figlie debbano scegliere di andare in posto lontano a 18 anni, a me ancora oggi mi vengono i brividi, perché veramente avevo il sogno di diventare avvocato e l'Italia per me era il modello più bello che conoscevo, era proprio una scelta, ma non avevo altre se non la voglia di diventare avvocato e la voglia e il sogno di studiare in un posto che non era il posto che io ero abituata. Abbastanza chiuso, usciva appena da un regime totalitario e di chiusura che offriva ancora poco, soprattutto a uno che voleva studiare giurisprudenza, quindi diritti, libertà e tutto questo. Per me l'Italia era il modello più bello, ma oltre a questo ero totalmente da sola, ma anche impreparata, anche a livello linguistico non avevo gli strumenti per affrontare una facoltà come giurisprudenza. Però scopro tutto piano piano, senza annullare, e ce l'ho fatta. Invece la storia della mia cittadinanza è una storia lunga, perché per la legge noi la conosciamo ed è sempre quella, c'era quella nel 2002 quando sono venuta io, è sempre quella anche adesso, ha avuto qualche ritocco sempre peggiorativo, come quello nel 2018, che poi magari ne parlerò, interventi migliorativi o interventi che dimostravano di voler prendere in considerazione le situazioni come le mie, quindi persone che scelgono l'Italia come paese per studiare, per creare la loro magari anche professione, la legge sulla cittadinanza non ne vuole sapere. Quindi finisco i 3 anni di scienze giuridiche, perché a tempi la giurisprudenza era organizzata in questo modo, i 2 anni di laurea specialistica, finisco anche con voti, adesso non lo dico, ma per dire proprio che il sogno e la passione che provavo è stato reale, discuto una tesi in procedura penale con una media di 108. Questo è solo l'impegno, ma non è che sono brava o ero brava, non lo dico per quello, lo dico
proprio per trasmettervi l'amore che io provavo per quello che stavo facendo. E faccio anche la scuola di specializzazione per le professioni legali, che è una carriera universitaria che scelgono coloro che vogliono diventare magistrati. Io so che non posso, ma scelgo lo stesso. Scelgo lo stesso anche per far fronte ad una difficoltà che io trovo dopo la laurea. Dopo la laurea io non solo non esisto per la legge sulla cittadinanza, ma non esisto nemmeno per il decreto legislativo 286 del 98, che è il testo unico immigrazione, perché mi trovo in una situazione dove ho finito gli studi, non posso chiedere un permesso di soggiorno per motivi di studio, ma la carriera che avevo scelto mi prevede il praticantato, che chi magari ha figli o lui stesso ha studiato giurisprudenza non si basa su nessun rapporto formale tra te e lo studio legale. Ti iscrivi in un albo come praticante, ma nient'altro. E per la questura, ma anche per la legge, quindi non era colpa della questura, questa situazione non dà diritto ad avere un permesso di soggiorno. Quindi non solo per preparazione, ma scelgo la scuola di specializzazione anche per far fronte a questo problema burocratico. E dopo il percorso di studio, la pratica forense, supero l'esame, che anche lì i tempi, chi ha contatti, chi ha figli o nipoti, sa che sono lunghi, quindi io inizio ad esistere per la legge sulla cittadinanza nel momento in cui apro una partita IVA e ho i redditi per i 3 anni. La borsa di studio non vale nulla, e nemmeno i lavori saltuari, quindi è per questo che la mia cittadinanza, che arriva alla richiesta dopo un percorso di studio e poi lavoro, arriva dopo, esattamente dopo 20 anni. Adesso i temi che ci proponiamo di affrontare stasera sono abbastanza vaghi, si potrebbe parlare anche per mesi: immigrazione, inclusione, cittadinanza. Per questo motivo io ho cercato un po' di costruirmi una mappa con le mie slide. E entro, dopo questa premessa, entro nel merito dell'argomento. L'immigrazione in Italia è un fenomeno complesso che ha avuto un impatto significativo sulla società, l'economia e anche negli ultimi decenni. I flussi migratori in Italia iniziano negli anni 80, si intensificano negli anni 90-2000, dove l'Italia riconosce anche un aumento di importante di una crescita economica. Soprattutto gli immigrati contribuiscono nell'economia italiana nei settori dell'edilizia, assistenza familiare, in quei settori dove c'è meno richiesta da parte degli italiani. Scusate. I flussi migratori sono composti da migranti economici, ovvero coloro che scelgono l'Italia con una migliore opportunità di lavoro, e i rifugiati, coloro che fuggono da conflitti, persecuzioni o crisi umanitarie. Quali sono le sfide che l'immigrazione presenta? Emergenza umanitaria e sbarchi, politiche di gestione e accoglienza, regolamentazione e inclusione. Dal punto di vista dell'emergenza umanitaria e sbarchi, l'Italia, per la sua posizione geografica nel Mediterraneo, è spesso il primo punto di approdo per i migranti provenienti dall'Africa e dal Medio Oriente. Ciò ha portato a emergenze umanitarie, in particolare durante gli anni di maggior flusso, che sono 2015 e 2017. Le politiche italiane di accoglienza e gestione oscillano tra un approccio di accoglienza e un più restrittivo. Governi diversi hanno adottato politiche più aperte o chiusure dei porti e dei confini,
rendendo il dibattito politico spesso molto acceso. Regolamentazione e inclusione. L'inclusione sociale dei migranti è una delle principali sfide. Le difficoltà riguardano l'inserimento nel mercato del lavoro, l'accesso ai servizi pubblici, la discriminazione e la ghettizzazione in alcune aree pubbliche. Qual è l'impatto economico e sociale? Come un po' accennato, sul mercato del lavoro. Soprattutto gli immigrati si inseriscono lì dove c'è una forte domanda di manodopera a basso costo. Questo crea spesso anche situazioni di sfruttamento lavorativo, tant'è che il legislatore a partire dal 1999 ha sentito addirittura il bisogno di affrontare l'argomento dal punto di vista penale, inserendo nel codice penale anche fattispecie volte a sanzionare lo sfruttamento della manodopera. Il legislatore del 99 dimostra di aver fatto un intervento, un primo intervento, ma che non dimostra di aver completa conoscenza del fenomeno. Così si interviene successivamente nel 2016 e si interviene soprattutto perché nel 2015 succede un fatto grave. Una signora italiana muore nei campi del sud perché aveva svolto 10 ore di lavoro nel bel caldo dei mesi caldi, senza nessuna pausa e per 2 euro all'ora. E allora, dopo la morte di Paola Clemente, che la società si rende consapevole di questo fenomeno e del fatto che non colpisce soltanto gli immigrati, ma è un fenomeno che colpisce le parti più deboli della società. Demografia e sistema pensionistico. E su questo profilo noi dobbiamo, e su questo siamo tutti convinti, che l'immigrazione presenta un elemento assolutamente positivo, perché la cittadinanza immigrata è quella cittadinanza attiva che svolge attività lavorativa, quindi per il sistema pensionistico italiano è molto molto importante. L'immigrazione ovviamente ha portato con sé anche la necessità di affrontare la questione dell'interazione tra le diverse culture, le politiche migratorie e cittadinanza. Lo strumento principale normativo è il testo unico immigrazione, ovvero il decreto legislativo 286 del 1998. Nel corso degli anni ha subito degli interventi e modifiche continuative, rendendo più difficile l'ingresso e la permanenza per i migranti senza un contratto di lavoro. Questo dal 2002 con la legge cosiddetta Bossi-Fini. Altre volte incidendo negativamente sulle situazioni particolari come l'abolizione del permesso di soggiorno per motivi umanitari 2018, la modifica in Teios della protezione speciale 2020, le riforme proposte. Negli ultimi anni c'è stato un dibattito crescente sulla riforma del diritto di cittadinanza per le seconde generazioni, con proposte come lo Ius Soli, diritto di cittadinanza basato sul luogo di nascita, e lo Ius Culture, basato sull'integrazione scolastica. L'immigrazione in Italia rimane una questione centrale che chiede soluzioni a lungo termine per gestire i flussi migratori, garantire i diritti dei migranti e favorire la loro inclusione. Politiche di ingresso e regolarizzazione a confronto. Qua ho cercato un po' di portare in termini generali com'è la situazione in varie parti dell'Europa per capire un po' se siamo in linea o se si può fare qualcosa di meglio. L'Italia, come ho detto, il testo normativo principale è il testo unico
immigrazione del 2000, del 1998, ma che ci sono stati interventi continuativi quasi con una statistica, quasi un intervento ogni un anno, due anni. Il testo unico immigrazione lega il permesso di soggiorno alla disponibilità di un contratto di lavoro, rendendo difficili i flussi regolatori di migranti senza opportunità lavorative. Inoltre, a partire dal 2019, non solo la condizione è questa, ma il sistema italiano si basa sulle quote. Praticamente ogni regione di vari settori, vari paesi, dedica un tot di quote e fissa un cosiddetto clickbait, dove i datori di lavoro italiani devono applicare per chiedere i lavoratori stranieri. È un, detta diversamente, è una ipocrisia del sistema, perché la prima domanda che fa nascere, che fa svolgere, è: come fa un datore di lavoro italiano a chiedere un specifico lavoratore che non si trova sul territorio? Quindi è un sistema mascherato di regolarizzare chi già si trova qua, ma senza avere il coraggio di affrontarla apertamente. Il decreto sicurezza del 2018, introdotto dall'allora ministro dell'Interno Salvini, ha inasprito le regole sull'immigrazione, abolizione del permesso di soggiorno per protezione umanitaria, restrizioni verso i richiedenti asilo, divieto di iscrizione anagrafica con conseguente negazione di diritti essenziali come il trattamento sanitario, espulsioni più rapide, aumento misure di sicurezza e aumento anche del tempo previsto per la conclusione del procedimento per la concessione della cittadinanza italiana. Nel 2018 da due anni si va a quattro anni per concludere un procedimento amministrativo dove tutta la documentazione relativa alle condizioni che lo straniero deve dimostrare vengono preventivamente allegate. E noi sappiamo che nel 2011 c'è stata quella che la pubblica amministrazione ha la possibilità all'interno di sé di controllare precedenti penali. Nei pubblici uffici ognuno li può controllare, la residenza. Nonostante ciò i tempi diventano sempre più lunghi. Cittadinanza in Italia. L'Italia segue principalmente il principio dello ius sanguinis, per cui la cittadinanza viene trasmessa per discendenza, anche se vi sono dibattiti in corso per l'introduzione delle varie forme, che noi sappiamo già che si è discusso, si sta discutendo, alcune possibilità si sono escluse, poi c'è stato anche il movimento dei giovani delle seconde generazioni che ha chiesto e ha raggiunto anche le, non so se avete seguito, il referendum sulla cittadinanza, che è partito, è un movimento che è partito dai ragazzi giovani e hanno comunque raggiunto le 500.000 firme che adesso sono in verifica presso gli organi competenti per poi indire il referendum. I figli di immigrati nati in Italia possono chiedere la cittadinanza solo al compimento dei 18 anni. Sì, e poi dobbiamo stare attenti, cioè sembra una misura anche giusta, se non fosse che prevede delle condizioni, cioè lungo tempo, 18 anni, ma non, anche se ha delle condizioni molto stringenti, perché chiede la residenza legale ininterrotta. In pratica noi ci troviamo poi con dei ragazzi che sono nati qua, iniziato la scuola, concluso tutto il ciclo scolastico, ma che il genitore per varie problematiche non ha curato la residenza legale. Quel ragazzo non può chiedere la cittadinanza per la legge italiana. Poi con interventi anche giurisprudenziali si è arrivati a aprire un po' le maglie strette di queste condizioni e si dice che in questo caso il ragazzo appena diventato diciottenne può
può dimostrare che era in Italia con altre vie, come per esempio i certificati scolastici e altri elementi. Però può essere anche la situazione, cioè, queste condizioni fanno capire, secondo me, anche un'altra cosa, quanto questa legge costringe i ragazzi che nascono e crescono e si formano qua a rimanere in qualche modo dipendenti dai loro genitori. Cioè, se io ho 10 anni, o diciamo 13, e il mio genitore decide di portarmi nel mio paese di origine anche se io non voglio, e rimango 2 anni senza averlo scelto e senza volere, però la lingua la so, e rientro dopo, io non ho più diritto di ottenere la cittadinanza, quindi la volontà del mio genitore mi condiziona per dopo. Questo per sempre, non ha più diritto per sempre. Sì, anche perché ha un diritto che una volta che compie 18 anni, la legge dice che tu hai un anno di tempo per chiedere questa forma di cittadinanza. Se per qualsiasi motivo non chiedi entro il 19° anno d'età, tu anche se sei nato e sei sempre stato in Italia, non puoi con questa legge chiedere la cittadinanza italiana, ma dovrai poi dimostrare altre condizioni. Francia. Dal punto di vista della cittadinanza, Francia è uno dei paesi più aperti. Poi ha delle altre criticità, ma sulla cittadinanza. La Francia ha un sistema relativamente strutturato per l'ingresso legale, con quote annuali, come in Italia, che riguardano l'immigrazione economica, ma è particolarmente rigida sui controlli alle frontiere, soprattutto a partire dagli attacchi terroristici del 2015. Nel 2023, la Francia ha adottato nuove riforme sull'immigrazione, mirate a semplificare i processi di espulsione dei migranti irregolari e a favorire l'integrazione di migranti altamente qualificati. Cioè, la legge sia francese che tedesca prende in considerazione il lavoratore qualificato. Anche la legge italiana, a partire dal 2020, con riferimento ad una categoria specifica ed è legato alla crisi che noi abbiamo avuto nel 2020, considera delle regole speciali rispetto alle altre categorie, gli infermieri e chi lavora nell'ambito sanitario. Richiedenti asilo in Francia. È stata a lungo una destinazione per i richiedenti asilo, ma negli ultimi anni ha introdotto misure per accelerare il processo di esame delle domande e intensificare le espulsioni. La gestione degli hotspot e dei centri di accoglienza è stata spesso criticata per condizioni inadeguate. Attualmente invece l'Italia, per esaminare e decidere una domanda di protezione internazionale, è un diritto fondamentale che trova disciplina nella Costituzione e anche nelle carte fondamentali dei diritti dell'uomo. In Italia attualmente possono bastare anche 2 anni per esaminare una domanda di richiesta di asilo e 3 anni in caso di ricorso quantomeno al Tribunale di Bologna. La Francia adotta una forma limitata di ius soli. I figli di immigrati nati in Francia possono ottenere la cittadinanza se uno dei genitori è residente da almeno 5 anni o se il minore risiede nel paese per un periodo prolungato, ciò che un po' ha iniziato a discutersi anche in Italia, però poi escluso. Questo principio è visto come un mezzo di integrazione e coesione nazionale ed è parte integrante della tradizione repubblicana francese. Germania. La Germania ha riformato la propria politica migratoria negli ultimi 2 decenni, aprendo maggiormente le porte ai lavoratori qualificati. La gestione dei flussi migratori è fortemente orientata verso l'integrazione, con politiche che favoriscono l'apprendimento della lingua
e l'accesso al mercato del lavoro. La Germania ha svolto un ruolo di leadership nell'accoglienza dei rifugiati durante la crisi migratoria nel 2015. Ha comunque negli anni successivi ha invece seguito delle politiche diverse, più restrittive, con più controlli alle frontiere. La cittadinanza, tradizionalmente basato sullo ius, inizialmente ius sanguinis, la Germania ha introdotto lo ius soli nel 2000, permettendo ai figli di immigrati nati nel paese di ottenere la cittadinanza tedesca a condizione che almeno uno dei genitori sia residente da 8 anni. Adesso, per cercare di capire in che modo si può, quali sono le tipologie, gli orientamenti a secondo i quali la materia immigrazione si può pensare disciplinare, ho selezionato alcuni modelli. Sono modelli astratti, non sono mai del tutto al 100% applicati, ma con tendenze verso un modello. Modelli di integrazione e inclusione, il modello assimilazionista. Il modello assimilazionista si basa sull'idea che i migranti debbano adattarsi completamente alla cultura e ai valori del paese ospitante, abbandonando le proprie tradizioni culturali. Che esempi abbiamo su questo fronte? Allora, nei paesi europei. Allora, su questo fronte, per esempio, noi purtroppo a volte, anche nei discorsi politici, una tendenza verso che pretendono un modo di disciplinare l'immigrazione così si sente anche da alcuni orientamenti politici che pretendono che sia, non considerano l'integrazione dell'immigrato come un fatto dello Stato, ma come un fatto suo, è lui che si deve impegnare, è lui che deve farcela e deve diventare come noi. Un esempio così è anche Francia. Francia pretende, non considera le diversità, considera anche gli immigrati uguali e che devono dimostrare di conoscere la lingua e la cultura del paese in cui vivono. Abbiamo il modello multiculturalista. Il multiculturalismo promuove la coesistenza di diverse culture all'interno dello stesso paese, riconoscendo e celebrando le differenze culturali senza imporre una fusione in un'unica identità nazionale, qua il Regno Unito, che comunque anche... credo di no. Regno Unito, però anche verso questo sistema ci sono state critiche perché non aiuta le popolazioni migranti a interagire con le persone del paese, si creano tante isole fra loro non comunicanti. L'altro modello interculturale. Il modello interculturale cerca di promuovere il dialogo e l'interazione tra diverse culture, a differenza del multiculturalismo che enfatizza la coesistenza separata delle culture. L'interculturalismo mira a far sì che diverse comunità interagiscano e si influenzino reciprocamente, creando una nuova forma di coesione sociale. Qua come è l'Italia, perché tendenzialmente prevalentemente questo il vento che soffia con tutti i limiti, soprattutto sulla legge di cittadinanza, ma gli esempi che più si avvicinano sono Spagna e Portogallo, soprattutto il Portogallo. Il Portogallo è considerato uno dei paesi più aperti all'immigrazione in Europa e ha adottato un modello interculturale in cui l'integrazione è basata su programmi di accoglienza e sulla promozione del rispetto reciproco tra le culture diverse.
altro approccio è welfare state scandinavo. Qua la questione inclusione viene vista come una questione dello Stato, e lo Stato che deve pensare ai programmi e li mette anche come capitoli di spesa rivolti all'inclusione e all'insegnamento della lingua, della cultura, dello scambio, dell'inclusione dal punto di vista lavorativo, della scuola. Su questo fronte invece l'Italia ha ancora molto da fare. Se noi andiamo ad analizzare le varie leggi che introducono interventi dal punto di vista sociale, troviamo che con riferimento agli stranieri quasi costantemente è prevista la condizione della residenza legale per 10 anni, altre volte invece 5. Capiamo bene che l'immigrato appena arrivato è escluso assolutamente, ed è la categoria che più ha bisogno. Tant'è che con riferimento a diversi istituti ci sono stati anche interventi giurisprudenziali, Corte Costituzionale, che ha detto che delle previsioni così introducono condizioni discriminatorie. Per fare un esempio, con riferimento al reddito di cittadinanza prevedeva questa condizione, a volte anche la Corte Costituzionale salva queste clausole. La Corte Costituzionale, interpellata, aveva detto che la condizione dei 10 anni non è incostituzionale. Poi, 2 o 3 mesi fa, sulla questione poi è intervenuta la Corte dei diritti dell'uomo, che ha ritenuto invece la condizione discriminatoria. Vale comunque per un istituto che non c'è più, ma a titolo di esempio. Poi abbiamo il modello restrittivo e di controllo, che proprio non vuole entrare in contatto con l'immigrazione. L'esempio è l'Ungheria. Avete domande? Dovete fare pausa? Vado avanti con le seconde generazioni. Se poi abbiamo quesito, chiarimento, richieste di chiarimento. No. Io volevo confermare semplicemente quello che ha detto lei, cioè una mia esperienza laureata di Bigotti, che ha fatto il concorso come farmacista, eccetera, però non può fare niente perché non ha la cittadinanza. Esatto. E poi è scaduto anche il permesso di soggiorno nel momento in cui non studia più perché si è concluso il suo percorso. Cioè, purtroppo è anche quindi un messaggio pericoloso, che noi, soprattutto dal punto di vista sociale, non abbiamo bisogno di un messaggio di questo tipo: se studi non servi. Il messaggio invece che esce dalla normativa è questo: cioè io se studio è una questione mia e per lo Stato non esisto, e invece no, si dovrebbe poi muovere, si perdono persone che hanno delle competenze, che hanno studiato. Oltretutto è arrivata che aveva 15 anni e io insegno in italiano, sapeva meglio l'italiano lei dopo un paio di anni rispetto, sbagliava qualche congiunzione. Sì. Ecco, mettiamola in questo modo. Esatto. Quindi persone intelligenti, no? Che vengono lasciate così un po' ai margini. E d'altro canto, sempre un'altra mia studentessa è andata in Germania, nel senso che la famiglia era una delle medie, una ragazza che faceva le scuole medie, e la famiglia si è trasferita per lavoro in Germania, ma lei è stata messa in una classe tra virgolette differenziata, fino a quando non ha imparato la lingua per poter essere poi passata nelle altre, assieme agli altri studenti di lingua tedesca. Quindi lì prima li fanno ben secondo me è giusto, cioè può essere quel termine differenziato, a noi ci può creare un po' di preoccupazione, però dall'altro serve per fornire a quel ragazzo gli strumenti affinché possa partecipare alla pari. Invece se noi mettiamo tutti insieme, la lingua è molto importante, soprattutto nella scuola, nello studio. Se la lingua manca, poi anche i risultati sono assolutamente condizionati.
Se posso aggiungere anche un'altra cosa, formare questi studenti costa tanto. Sì. E noi buttiamo via questi soldi, perché se poi loro sono costretti a tornare nel loro paese perché non hanno la cittadinanza, non possono professare la professione che hanno studiato, vengono discriminati, non entrano nel mondo del lavoro e lo Stato italiano ha buttato via un mucchio di soldi per formare queste persone. Cos'è? L'argomento della preghiera, ho dimenticato di staccare, ma è vero anche questo, quindi stiamo parlando di scuole. Anche università. Sì, sì, io parlo anche. I studenti pagano l'università, io sì. Ci lavoro in università, ma costa molto di più. Cioè di quello che lo studente paga, quindi sono soldi pubblici che vengono investiti nella formazione di studenti che poi non possono sì, di fatto però esprimersi. Purtroppo ormai cioè, deve cambiare un po' anche cioè, questa preoccupazione, si dovrebbe vivere con più serenità perché certo. Ormai non esiste più quel anche, cioè, anche lo studente italiano spesso sceglie di fare esperienza all'estero sì. Ugualmente come quello straniero. Secondo me è un rischio che... Sì, no, ma dico, è un danno per lo Stato il non riconoscere la cittadinanza. Sì, quindi potrebbe essere un elemento esatto, che tornerebbe utile, perché magari quella persona, avendo la cittadinanza e potendo sperimentare il suo titolo di studio a 360 gradi, come nel suo paese, sceglierebbe di rimanere invece che... È vero, sì. Seconde generazioni, nuovi cittadini, perché noi li chiamiamo seconde generazioni, se noi parliamo con loro invece loro preferiscono nuovi cittadini, non amano l'etichetta, io l'ho usata perché così mi facevo capire meglio, sì. Ma l'ho scoperto parlando con loro. Con che etichetta parliamo? Dei ragazzi nati qua, ma che non hanno la cittadinanza. Okay. Le seconde generazioni rappresentano una quota crescente della popolazione italiana. Secondo l'Istat, nel 2022 circa 1 milione di minori su 10 milioni nati da famiglie straniere vivevano in Italia, che poi questo dato non tiene conto anche di quelle famiglie di origine straniere che magari hanno acquisito già la cittadinanza, fa riferimento solo a quelli senza cittadinanza. Molti di questi ragazzi e ragazze frequentano scuole italiane, parlano l'italiano come prima lingua e sono inseriti nel tessuto sociale, culturale ed economico del paese. Loro parlano e per loro l'italiano è prima lingua. Io lo vedo anche come esempio delle mie figlie, che io quando mi rivolgo a loro in albanese mi rispondono in italiano e dicono mamma perché parli strano, se parla la nonna loro rispondono in albanese, se parlo io mamma perché parli strano, tesoro ti sto parlando in albanese, anche tu dovresti fare, no è la tua lingua, quindi loro si sentono effettivamente, sono nati qua, sono ragazzi formati e con collegamenti con il, come è giusto che sia, con il paese, l'unico paese che effettivamente conoscono, perché il secondo paese poi lo vedono più per le vacanze, un mese all'anno. In Italia le principali comunità straniere sono Romania, che adesso fa parte dell'Unione Europea, Albania, Marocco, Cina e Filippine. Legge sulla cittadinanza. La normativa attuale in Italia è basata sul principio dello ius sanguinis, questo l'abbiamo già detto, che prevede che la cittadinanza italiana venga trasmessa per discendenza. I figli di immigrati nati in Italia, dunque, non ottengono automaticamente la cittadinanza, ma la ottengono nel momento del 18° anno d'età con le condizioni che abbiamo detto prima. E l'altra possibilità per chi nasce in Italia, se non riesce a ottenere la cittadinanza perché ha la residenza interrotta o altre motivazioni, ha la possibilità di
fare la domanda dal momento in cui la maggiorenne avrà 3 anni di residenza. Posso fare una domanda? Sì. Sono ignorante, ma con il matrimonio non c'entra niente. Non si allora, il matrimonio è la forma più vantaggiata. Perché si danno dei film vecchi sì, che sì, venivano... Sì, quella sì, sì. Col matrimonio assume la cittadinanza. Sì, non in automatico, ma una volta che ha 3 anni di residenza e poi anche la durata, se si sono figli, la durata è dimezzata. Quindi è la forma più vantaggiosa. Ci sono tante forme, ma quello che manca, cioè quello che a me piacerebbe evidenziare, è che quello che manca in questa legge è un riconoscimento di chi veramente è italiano, da chi veramente nasce in Italia e cresce come italiano, che conosce l'Italia. La scuola, le scuole, che va a scuola. Loro invece in questa legge non hanno nessun riconoscimento. Ed è questa la pecca. Si sente poi che la legge va bene. Io credo che la legge non va bene, perché se io non ho la stessa condizione giuridica come i miei compagni, in automatico vivo situazioni assolutamente diverse da quelle dei miei compagni. Prendiamo come un esempio il figlio di 10 anni che la classe ha organizzato una gita scolastica al museo di Louvre. Chi fa la maestra sa quanti problemi si verificano. Anche perché chi è straniero, uno non può viaggiare se non nel suo paese d'origine con la ricevuta. Con i tempi che le questure, non solo le nostre, ma generalmente in Italia hanno, praticamente la pratica sul rinnovo si conclude in più di un anno. Quindi tanti ragazzi magari si trovano con la ricevuta, ma poi e anche tante altre difficoltà. Poi anche, soprattutto, non possono scegliere l'inclinazione che loro sentono loro, perché sono condizionati dal fatto di non avere la cittadinanza. Per esempio l'Erasmus non possono usufruire? Sì, lo possono fare, perché però devono sempre tenere presente le questioni sul permesso di soggiorno. Se scade, devono rientrare, rinnovare. Poi anche per le ricevute, in realtà, non so se esiste qualche legge particolare, ma per la legge non potrebbero. Poi magari sugli studenti, io da studente a volte ho viaggiato anche con la ricevuta, ma sempre fermandomi nella frontiera per dirmi che non potresti, bla bla bla. Comunità pakistana non ti risulta come tra le più presenti a livello nazionale? Ora, su Carpi sì. Sì, è la prima comunità. Sì, su Carpi sì. È la prima comunità. E secondo, non la legge, diciamo così, ma anche così, che cosa si può fare per, diciamo così, entrare? Realizzare uno di quei percorsi, quello più accogliente, diciamo così. Sì, allora, secondo me, cioè da quello che io studiando e io vivendo anche soprattutto nella prima parte in Italia, anche da immigrata, ciò che dovrebbe essere oggetto di discussione è programmi strutturali rivolti a chi viene in Italia come straniero. Invece questo manca assolutamente. Esiste in parte e gestita male solo con riferimento ai richiedenti asilo, ma loro sono solo una parte. E anche con riferimento ai richiedenti asilo, il livello che si chiede è della conoscenza della lingua è un A1. È troppo poco. Noi una volta che lo straniero raggiunge questo livello non dobbiamo, lo Stato non dovrebbe lavarsi le mani, e soprattutto la gestione della lingua, dell'integrazione è lasciata un po' a mano libera. Il
il lavoro maggiore lo fanno le associazioni, non dovrebbe essere, cioè le associazioni dovrebbero integrare ciò che è già previsto e strutturato, ma non lasciare a mano a loro. E poi, soprattutto sulla lingua, ci dovrebbe, secondo me, è il primo elemento sul quale bisogna investire molto, perché è da lì che parte tutto. E la scuola interviene per quello che può fare, perché poi le risorse sono limitate, no? Sì, invece sono un corso di italiano, tra virgolette, nel senso che io sono un ragazzo straniero che non conosce l'italiano, così fa delle ore, insomma, esce dalla classe per andare a imparare un po' l'italiano, ma è sempre molto sporadica la cosa, perché, come dico, è soltanto volte sulla buona volontà dell'insegnante che dice: ma sì, dai, c'ho un'ora libera, me lo porto fuori, faccio qualcosa, ma non può funzionare. E non sono insegnanti specializzati, sì, che si prendono carico questo, perché se fanno il bando di concorso, l'appalto, arriva l'insegnante formato, lo sa fare. Gli altri prof mettono la buona volontà, ma non sono formati per insegnare. Anche perché io, per esempio, non sapendo l'inglese, non avevo strumenti di dire. Non è neanche la lingua. Facevo la... Io insegno italiano e non è la lingua ponte. Facevo le figurine per dire, insomma, questo si chiama caso, ma non fa mica un po' funzionare in questo modo. E la scuola, io credo che sia il posto in cui magari siamo messi un po' meglio. Cioè, fuori dalla scuola, poi non c'è nulla. Non c'è più niente. Sì, e questo veramente... Ma esistono realtà nelle quali è necessario dover affrontare un esame? Cioè, in quali contesti, ad esempio, cioè per avere la cittadinanza, affrontare un esame che permetta di capire che io ho autonomia completa nella lingua del paese che mi sta per concedere cittadinanza? Cioè, ci sono delle realtà che hanno già messo in piedi sistemi di questo tipo, a livello europeo, piuttosto che... Condizione per poter presentare la domanda per la cittadinanza è 10 anni di residenza legale, quindi scritta in un comune, continuativa, okay. Perché se hai interrotto anche di un solo giorno parte da capo, quindi inizi dal secondo momento a maturare 10 anni, redditi al di sopra dell'assegno sociale per 3 anni, quindi per i dipendenti e altre forme per gli altri, la conoscenza della lingua italiana, che è B1. Quindi attraverso un esame, cioè una prova scritta? No, io lo faccio a Modena, avrò 70 candidati giovedì per a due integrazioni di una cittadinanza, non è un esame completo, ascolto, comprensione, scritto, orale, registrato. Con un esame. E la 2 è fatta uguale, e sono cambiate nel 2018 questi esami. E decreto sicurezza. Sì. Quindi con un livello B1, diciamo. Sì, per la cittadinanza. A2 per la carta di soggiorno. Esatto. E A1 invece i richiedenti asilo che devono dimostrare entro 2 anni dall'ingresso di aver ottenuto un A1 per la carta di soggiorno A2. Quindi sono introdotte. Ma se lo Stato introduce il vincolo, ma non dà lo strumento, non forma, certamente. E questo è il punto, che manca, anche perché anche i corsi che ci sono, io sento molto dai lavoratori che hanno difficoltà a frequentarli, anche perché volete immaginare un immigrato che va a dire al suo datore di lavoro: oggi non vengo 2 ore perché ho il corso di italiano, mi dà permesso? Anche costoso. No, il CPA no. Ah no, dico così. Però altri sì. Sì, vedo altri corsi organizzati dal comune, che è una cosa organizzata dal volontariato, quindi è una cosa aggiuntiva e sono veramente da abbracciare queste signore che sono di solito delle maestre in pensione. Però se vado a vedere gli orari, sono al mattino, negli orari in cui i lavoratori hanno difficoltà effettivamente in poi, ma poi non si trovano i locali. Sì, purtroppo sono questi i problemi che l'Italia dovrebbe affrontare.
che pretenda il certificato è giusto, cioè per ottenere la cittadinanza e avere la cittadinanza siamo tutti d'accordo che devi dimostrare che meriti una nuova cittadinanza, ma fornire gli strumenti per avere le certificazioni, l'inclusione dal punto di vista lavorativo dovrebbe essere un impegno dello Stato. Il referendum punta a dimezzare, allora, questi 10 anni, no? Sì, allora, quello che, ed è una cosa bella perché è un'iniziativa assunta assolutamente dalle associazioni dei giovani, delle seconde generazioni, dei nuovi cittadini italiani, che hanno fatto un lavoro straordinario raggiungendo in poco tempo, perché è un referendum che è partito il 6 di settembre e entro il 28 avevano più di 600.000 firme. È un primo passo per poter arrivare al referendum e questo referendum mira a dimezzare gli anni di residenza da 10 a portarli a 5. È un buon passo, dobbiamo comunque tenere presente che non si conclude mai in 5 anni perché la durata prevista dalla legge è 2-3 anni, che spesso sono in concreto poi sono 4, quindi ai 5 bisogna tenere conto che si aggiungono anche i tempi per la conclusione del procedimento amministrativo per l'acquisizione della cittadinanza. Per i 10 anni. Esattamente. Quindi sì. Diventano 14. Esatto, sì. 14 anni. E io non potrei anche fermarmi qua e rispondere a delle domande, curiosità. I richiedenti asilo che aspettano 2 anni, dove vanno nel frattempo? Sono, è qui che si innestano i discorsi di gente di accoglienza, del CPR? Allora, quelli che vengono inseriti in questi centri che devono accertare in sostanza la veridicità della loro condizione di, sì, di profughi, di richiedenti asilo. Sì, che adesso con l'accordo che c'è stato probabilmente andranno in Albania. Se fa qualcosa in più di questo. Leggevo oggi che i centri sono già pronti. Sì, infatti, c'è un sito all'interno. Sì. Ma quelli che sono già qua, invece? E quelli che sono già qua, i tempi sono ancora molto lunghi. Continua a rimanere nei centri finché non raggiungono, anche lì c'è una condizione, cioè lo Stato li assiste per tramite dei centri e i sistemi di accoglienza, ma a condizione che non superino un reddito da lavoro di 8.000 euro e qualcosa, fa riferimento all'assegno sociale. Questa è la prima accoglienza, i cosiddetti CAS, no? Sì, sì, anche dall'accoglienza entri, puoi rimanere, cioè se inizi a lavorare, dal lavoro produci un reddito al di sopra, anche dal lavoro a tempo indeterminato, quindi quel tipo di lavoro dove lavori 6 mesi, 2 mesi e poi magari rimani senza lavoro, se superi l'assegno sociale, poi automaticamente lo Stato ti manda una lettera che ti invita entro poco tempo a lasciare l'accoglienza. Ma quindi passi a un livello superiore? No, ti arrabbia, si arrabbia. Sì, già ricco. No, se devono per lo Stato sono considerati. Se deve fare un tutte le difficoltà che noi abbiamo a livello abitativo, non solo con riferimento agli immigrati, ma in generale. Ma queste associazioni, dove questi ragazzi, qua ce ne sono due che fanno parte dell'associazione d'angolo, e loro percepiscono dall'associazione una mensilità, no? Giusto Ismael? Quanto percepisci? Quanto percepite? Quanti soldi vi dà l'angolo al mese per mangiare? Per mangiare? Cade spesa? La carta. Loro fanno 2 settimane. Due settimane? 80 euro. 80. Sono carta, sì. 2 settimane. 2 settimane vi danno, sì, 80 euro. Sì. Ok, quindi sono 160 euro, sì, al mese che voi avete. Sì. E con questi soldi voi dovete mangiare, vestire, no, e mandarli a casa. La famiglia.
per chi voglia, non c'è, carte da mangiare, io faccio carte da mangiare. Carte da mangiare, sì. Ok. Per quel vi danno 80 euro solo per mangiare. Sì. Voi potete spendere. E se tu devi comprarti da vestire? Buono. Non dai sempre. Non sempre. Okay. Adesso 4 mesi non ricevo niente. Tu non hai 4 mesi che non ricevi, sì, soldi? Sì. Per mangiare? No. No. Per vestire? Per vestire. Sì. Ah. Soldi della prefettura. Sì. Tu, sì, sì, da lui ha trovato anche un lavoro. Muori tutta la settimana praticamente. No, 4 giorni. 4 giorni alla settimana, sì, sì. Quante ore? Non c'è orario praticamente. Quanto di più lavoro? 3 ore scrive. Cioè praticamente nel contratto che io l'ho visto, il contratto che hanno fatto, è un contratto di una cooperativa, 6 ore. Ma lui ne fa anche 10, 15. Questo è un argomento molto importante. Il contratto non rispecchia mai la situazione reale, e anche questa è una forma di sfruttamento. Non è sfruttamento solo il lavoro pesante agricolo, ma anche questo. Io lavoro 10 ore al giorno, ogni giorno. Ma è anche sfruttamento che li fanno andare come volontari, cioè qui a lì ha fatto per parecchi mesi il volontario, senza percepire neanche un euro, cioè recuperandola. Intanto con la scusa che impari la lingua, che poi non imparano assolutamente niente. Ed è un elemento che ha rilevanza anche dal punto di vista processuale nella decisione del ricorso presso il giudice, perché comunque è un elemento che dimostra l'impegno sociale. Quindi può darsi, sì, che le cooperative consigliano. Si fa curriculum per... sì, però... Ma per loro o per loro? Per loro. Però per loro. Volevo chiedere una cosa, avvocato. Lei era a capo della consulta dell'immigrazione, sì, dell'integrazione. Io volevo chiedere... in quanti eravate nella consulta e quali erano gli argomenti di più frequente discussione che avevate fra di voi, allora, rispetto anche agli elementi delle diverse nazionalità? Sì, allora la consulta è composta da tante nazionalità, libanesi, pakistani, Marocco, Tunisia, davvero tante cinesi altre. Anche. Cinesi no, non siamo riusciti. Abbiamo provato, sì, a entrare in contatto anche con la comunità dei cittadini cinesi, ma è stato difficile. Ma la forma di selezione di quelli che appartenevano alla consulta? Non è una selezione, è una partecipazione volontaria. Basta, c'è un bando, basta comunicare anche via mail o andando presso la segreteria della consulta dicendo che voglio iniziare a far parte della consulta. Mm-hmm. Io ho iniziato a far parte nel 2018 e abbiamo fatto diverse attività che miravano più che altro a cercare di far comunità e mettere insieme le varie culture. E, secondo me poi la consulta dovrebbe cercare di fare il passo e fare anche un po' di più attivismo sui diritti e sulla burocrazia che un cittadino straniero è costretto ad affrontare. Questo secondo step è un po' più lento e anche più difficile. Quindi vi muovevate nell'ottica interculturale? Sì, 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 erano... Tipo insegnare a andare in bicicletta? Qua. Sì, allora, non solo questo, è stato fatto anche questo, tipo per cercare soprattutto di coinvolgere le donne straniere, soprattutto alcune etnie, proprio
hanno come mentalità che è difficile sradicare e noi non ci poniamo mai come quelli che vogliono sradicare qualcosa, ma vogliono comprendere, cercare il modo come entrare in contatto. Era stata fatta anche questa iniziativa dove si insegnava alle donne straniere ad andare in bici, una degli esempi. Ma poi ci sono state anche diverse conferenze, convegni, abbiamo fatto un convegno nell'ambito del Festival dell'Immigrazione, credo 2 anni fa, anche sullo sfruttamento lavorativo e caporalato. Quindi nelle sue attività cerca sempre di occuparsi dei temi che toccano la vita degli stranieri. La condizione della donna mi sembra che sia viene trattata nella consulta oppure è un po' marginale nella consulta? Nella consulta questo è stato sempre uno degli obiettivi principali, ma anche perché secondo me parte dalla donna l'emancipazione femminile, anche l'integrazione. Esatto. È stato uno dei punti principali della consulta. Costantemente la consulta ha cercato, attraverso il coinvolgimento delle donne straniere, di arrivare a raggiungere l'emancipazione. Però noi sappiamo, cioè, anche nella nostra società, è stato un percorso abbastanza lento e faticoso. Quindi con degli andate e ritorno. Esatto. E anche adesso c'è da fare ancora, perché le statistiche dicono che pari mansione il lavoro fatto dall'uomo è pagato meglio che quello della donna. Quindi anche la consulta si impegna molto, non è sempre facile, perché comunque poi l'altra difficoltà, ci sono tante comunità significa anche tante persone con una formazione diversa, cercare di metterli insieme non è sempre la cosa più facile, ma l'impegno c'è. Vedo anche adesso, anche se non sono presidente, vedo che l'impegno continua, a volte anche cercando di andare incontro anche nei luoghi dove le donne straniere si trovano, proprio per cercare di connettersi, di cercare di essere presenti e farli uscire e metterle in contatto anche con la cultura del paese in cui vivono. Faccio questa domanda in consulto, comunque in generale per la sua esperienza, insomma, lei ha un'alta professionalità, quindi probabilmente ha avuto anche dei percorsi di integrazione un po' più facilitati, voglio dire, immagino. C'è stata una discussione, almeno avete raccolto delle impressioni su quello che le modalità con cui la città accoglieva e impressioni, per esempio, da persone che hanno vissuto anche in altri posti, che potevano fare qualche confronto. Carpi, che impressione ha dato a persone che sono arrivate da altri paesi rispetto a questo che è il tema dell'integrazione? Allora, in concreto queste testimonianze io non le ho raccolte. Poi ho l'altra pecca, che io non vivo a Carpi effettivamente, io vivo a Campo Galliano. Però l'impressione, vedendo tutti gli eventi che Carpi fa legati ai temi sociali, tutte le associazioni che Carpi ha e si impegnano a livello sociale, io penso che Carpi sia un buon posto accogliente. Chiedevo solo una cosa velocissima a proposito della consulta. Questo sistema dell'adesione volontaria non rischia di essere poco efficace dal punto di vista della rappresentatività dell'organismo? Cioè, i leader delle comunità ci sono nella consulta o... Io credo di sì, perché ci sono vicepresidente e il presidente di una delle associazioni più grandi della comunità pakistana. C'è chi rappresenta la comunità del Marocco, cioè il fatto che ci siano le varie nazioni, c'è anche una perché ci sono anche delle sottonazioni nelle comunità, no? Ci sono delle aggregazioni un po' più piccole che sono difficili da raggiungere, ecco.
esatto. Pakistani o marocchini è una cosa, poi arrivare alle singole comunità, le, tipo religioso, le varie sfumature, è un altro problema. Sì, allora, però dall'altro canto è difficile introdurre un altro criterio, perché se io non voglio far parte, nessuno... Non li si può obbligare. Sì, sì, quindi il criterio volontario rimane... Per esempio il buco nero dei cinesi, insomma, cioè il fatto che... Cioè, c'è una Chinatown sommersa, no? Cioè i cinesi... Dunque, io, da quello che io so, dalla mia esperienza, non hanno mai fatto parte a consumare, no, non li ho mai visto. Sì, perché... Però nella scuola... Non li vedo nemmeno a scuola, quindi io mi chiedo... No, le scuole ci sono, bravissimi e molto determinati. Sì, sì, sì. Non sì, tutti, sì, ma... Tutti, ma... Qualche ci sono, sì. Sì, c'è sì, un sì, assoluto investimento nell'istruzione per loro, eccetera. Sì, sì. Però è un canale sì, parallelo. Avevo anche a Carpi ormai ha un impatto anche nel commercio, cioè nella parte commerciale della città, insomma. Cioè, no, cioè. Però secondo me poi la consulta deve essere anche vista come una opportunità dai cittadini stranieri. Esatto. Perché anche andare a cercarli in un adulto no, è quasi un lavoro impossibile. Cioè. No, proprio anche per effetto di quella difficoltà nell'interculturalità, che non è solo l'italiano con un'altra cultura, esatto, è l'italiano con tante altre culture che anche tra di loro, in maniera trasversale, devono capirsi, comprendersi, condividersi. Sì, arricchirsi, cioè, reciprocamente, conoscersi. Cioè, quindi secondo me il valore aggiunto della consulta su base volontaria, piuttosto che, come diceva Florio, è giusto che vengano comunque rappresentate, e quello che viene riportato in consulta sia la reale fotografia di quello che poi è la pancia del cittadino straniero che è qua, insomma, dell'etnia, diciamo, esatto, così. Esatto, è l'impegno, cioè. Devono capire primariamente loro che è importante che ci sia una rappresentazione corretta lì, perché così le cose sì, si risolvono. Sì. Pensare che io voglio essere parte perché voglio avere voce. Sì, esatto, sì. Prima stavo così sottolineando una cosa che mi è dispiaciuta parecchio, perché io nella sua iniziativa, la Carpi, dal Festival della Filosofia, la Festa del Racconto, poi tante altre iniziative, io un po' tempo fa ero seduta sotto il tendone del Festival della Filosofia e c'è stato un gruppo di persone straniere, così, che si è messa a deridere tutti quelli che erano dentro al tendone ad ascoltare. La cosa non mi è piaciuta neanche un po'. Erano giovani, immagino. C'erano dei giovani, ma c'erano anche delle persone più grandine. Quindi la cosa non mi è piaciuta, perché, voglio dire, non ti piace, non ti va, vai per la tua strada, che non se ne parli più, non sai neanche di che cosa si sta trattando probabilmente. Però questo, voglio dire, è la difficoltà delle volte anche di coinvolgere nelle... Non dico... Festival della Filosofia, che voglio dire, delle volte già per noi italiani difficile da seguire, arriva Cacciari e ci mette tutti i KO, no, ma parlo anche di altre cose, insomma, di altre. Esatto. La partecipazione in generale è un po' un problema. Cioè, soprattutto forse stiamo capendo dopo il Covid, che quei momenti di ritrovo tutti insieme erano preziosi, sì, magari sì. Io spero che adesso, per esempio, ci sono delle iniziative di scienza che cominciano domani, quello che sono, adesso non mi ricordo come si chiama. E io negli anni in cui sono andata, e ci andrò anche quest'anno così, non ho mai visto nessuno che rappresentasse anche interesse e partecipazione per questi aspetti, mai visto nessuno che non fosse carpigiano o di intorni, ecco, voglio dire carpigiano nel senso che sono da anni carpigiani, no, non vedo, ecco, un approccio culturale nei confronti delle iniziative che vengono fatte nel comune, che non credo che delle volte siano poi così complicate o così difficili da seguire,
quindi mi dispiace. È più facile che diventino italiani che campigiani, insomma, se avete capito. Cioè, è più facile che diventino, che si interessino all'acquisizione degli strumenti per vivere in Italia che non identificarsi con la comunità in senso stretto. Sì, sì. No, ma io parlo di cultura. Peccato. Non parlo di... È peccato, perché secondo me c'è una mancata comunicazione. Lo straniero è un dato che desidera tanto, io so che desidera tanto ad essere parte, ma si sente inadeguato, perché intanto non sa esprimersi come si esprime uno che partecipa ad un festival di scienze. Quindi primo step, anche se magari ha studiato fisica nel suo paese, non potrà mai in italiano, se non parliamo di quei stranieri nati e cresciuti qua, loro parlano italiano perfettamente, ma anch'io, anche se ho studiato, l'accento si sente. Quindi la lingua è sempre questo che frena il contatto. Secondo me, da un lato c'è lo straniero che desidera, però pensa di non essere all'altezza. Dall'altro c'è magari la persona del paese che dice: ma perché è così fermo e non partecipa? Secondo me c'è questa. Dobbiamo trovare il modo di partecipare. Delle volte io frequento la biblioteca, ma anche lì c'è poco, insomma. Non c'è l'abitudine, ecco, forse. Poi c'è anche da prendere in considerazione che dalle statistiche emerge che i lavori più pesanti sono fatti dagli stranieri. Proviamo a lavorare con un muratore a 10 ore. Sì, poi vediamo se è fuori da farci per il festival. Cioè, anche, no, io parlo sono in generale, insomma. Se voglio toccare un tasto un po' delicato, c'è un'equazione che si fa spesso tra immigrato e sicurezza. C'è un dato oggi piuttosto significativo del sindacato di polizia che dice che per Modena, provincia di Modena, l'80% degli accompagnati in questura dalla squadra mobile sono stranieri, il 79% sono la percentuale sugli arrestati. In carcere a Sant'Anna il 60% dei 650 detenuti sono stranieri. Chiedevo una riflessione su questo aspetto. È oggetto di ampio dibattito politico. Sì, è vero, i dati sono così, ma cerchiamo un po' di capire il perché. Le statistiche, faccio riferimento a quella nazionale del 2022, un dato portato dal Ministero dell'Interno, quindi un dato ufficiale, che dice che per quanto riguarda alla microcriminalità, la percentuale degli stranieri è molto alta. Per quanto riguarda la criminalità organizzata e crimini gravi, invece lì la percentuale è delle persone che vivono, cioè autoctone. Cosa c'è dietro ad una percentuale così alta? 60% tanto, e come lo possiamo leggere? Innanzitutto bisogna un po' capire anche dal punto di vista penale che strumenti, uno che viene condannato, che strumenti ha per non finire in carcere. Allora, il sistema, il codice di procedura penale e ordinamento penitenziario prevedono una regola. Adesso io cerco di semplificare. Hai la possibilità di chiedere una misura alternativa al carcere tutte le volte in cui vieni condannato con una pena inferiore a 4 anni. Le alte percentuali che noi abbiamo sugli stranieri sono per la maggior parte reati che rientrano in questa misura, in questa possibilità di non entrare in carcere ma avere una misura alternativa. Come mai allora sono in carcere? E la spiegazione si trova perché per poter avere una misura alternativa però ci sono delle condizioni. Uno, devi innanzitutto avere una casa. Per i domiciliari. No, va affidamento in prova. Sei del tutto libero, però comunque devi avere una casa e anche un lavoro. Per un italiano trovare una casa e un lavoro è molto più facile. Quindi molti di quella percentuale che è molto preoccupante sono persone senza condizioni economiche che non possono accedere ad una misura che secondo la legge penale avrebbero invece diritto.
L'altra cosa, sicurezza, la vogliamo tutti, è un elemento che preoccupa tutti, anche perché se c'è la sicurezza c'è la possibilità di godersi appieno i diritti fondamentali che noi abbiamo riconosciuti. Quindi è una questione seria e la percentuale rimane comunque alta, anche se parzialmente falsata anche dalle condizioni economiche dello straniero. Va detto che la microcriminalità, che la gente avverte di più, e crea quella forma di percezione. Sì, perché è vicino alla persona. Io non avverto lo sfruttamento lavorativo o la criminalità organizzata, perché è lontano dalla mia vita di cittadino semplice, però avverto quello che quando esco la sera mi prende la borsa. O se dimentico un cancello chiuso, mi entra dentro. Quindi anche questo. Poi c'è anche l'altra cosa, l'abitudine, l'altra cosa che aumenta la percezione di insicurezza legata allo straniero è un po' anche come uso scorretto del linguaggio. Se noi andiamo a analizzare il testo unico immigrazione di cui prima ho parlato, tutti gli interventi successivi, tutte le modifiche normative, partono con il nome decreto sicurezza. Anche questo non è sempre corretto associare al termine immigrazione l'altro termine sicurezza, cioè non è sempre corretto. Poi c'è anche da prendere in considerazione, se noi prima abbiamo detto che le misure volte all'integrazione e all'inclusione sono quasi assente, non funzionano, anche lì l'immigrato nella prima fase soprattutto viene lasciato all'abbandono, quindi spesso rischia, anche se non ha una natura vicina alla criminalità, a volte anche per stato di necessità. Noi abbiamo anche i furti nei supermercati. Esistono, la gente viene condannata anche per queste tipologie di reati e anche questi fanno percentuale. Certo. Il sindacato di polizia arrivava anche a una conclusione che i paesi di provenienza di molti immigrati hanno delle legislazioni molto più ferree, molto più severe. Cioè criticava il sindacato la scarsa deterrenza della nostra legislazione, in sostanza la poca sicurezza dell'applicazione della legge oppure dei reati troppo depenalizzati, ecco, questa era un po' la loro posizione, cioè che conterebbe di più agire sulla legge piuttosto che il controllo del territorio, piuttosto che il pattugliamento che viene sempre richiesto alla polizia. Su questo io dovrei dire che è comunque una riflessione, permettetemi di dirlo, di parte. Stiamo parlando di una relazione di polizia. Io credo che il vero intervento non sia quello normativo. Perché le modifiche ci sono state, io che faccio l'avvocato negli ultimi 4 anni, praticamente ho visto il codice penale, di procedura penale, cambiarmi in continuazione sotto mano, tant'è che un codice di gennaio 2024 è vecchio adesso a settembre, quindi è sempre più restrittivo. Allora, la decriminalizzazione c'è stata, ma per un motivo semplice, perché la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha condannato l'Italia in continuazione per eccessiva durata dei processi, quindi il legislatore si è trovato un po' a dover far fronte, per non fare un'amnistia o un indulto, a far fronte a questa difficoltà. E la risposta, secondo me, adesso io rispetto le conclusioni del sindacato di polizia, secondo me la risposta per far funzionare le cose sarebbe maggior numero di persone che lavorano per la giustizia, sia dal punto di vista degli agenti, giudici, procuratori, incendieri e tutto il resto, per velocizzare. Queste sono, purtroppo, abbiamo spesso sentito ultimamente decreto legge, decreto legislativo. Ultimamente, negli ultimi anni, si sta intervenendo per far fronte alle emergenze, alle situazioni di urgenza e emergenza. Invece
e si sta perdendo quella cultura di analizzare a fondo il problema che si ha e intervenire con le misure adeguate. Questo più che la motivazione spesso è la spesa che comporta i problemi, certo, di bilancio. Certo. Quando si parla di personale. Esatto. Quindi il sindacato si è stancato di sentirsi dire: dovete essere più fuori, dovete essere più presenti sul territorio. Dice: la colpa è della legislazione che è troppo permissiva e non funziona da deterrente nei confronti dei piccoli reati. Questo hanno scaricato sul sistema giudiziario, in sostanza. Ma allora, parzialmente può anche essere, però secondo me sui piccoli reati il maggior controllo, o il dovuto controllo, secondo me riesce a funzionare. Ma i numeri sono sempre quelli. Ci sono altri quesiti? Ci siamo spostati su un terreno un po' delicato. Possiamo tornare alla scuola, se... No, basta, anche lì. Ma in realtà, se posso, la consulta fa un ottimo lavoro, ovviamente. Però bisogna guardare anche avanti. Io lavoro con i giovani, quindi tendo a proiettare sul futuro, cioè questi ragazzi che hanno promosso il referendum, quindi hanno fatto veramente con uno spirito di iniziativa che molti non hanno, perché sono motivati, hanno fame, vogliono essere italiani, vogliono lavorare tra di noi, cioè bisogna anche puntare molto a loro, secondo me, non bisogna lasciarli perdere o lasciarli nei guai spesso perché non hanno tutte le garanzie dei loro compagni, anche per piccole cose, insomma bisogna, secondo me, investire molto anche in loro, non solo in cose come la consulta che riguardano più i genitori, secondo me, che i ragazzi, ma anche guardare molto a loro, perché sono loro poi che rimangono, sono loro il nostro futuro, esatto. Non sono i nonni o i genitori che, esatto, loro vengono da un altro paese, hanno probabilmente le loro convinzioni, è molto difficile cambiarle, non le cambiamo noi, perché dovrebbero cambiarle loro, però i nuovi, i ragazzi invece, su quelli bisogna lavorare, secondo me sono un tesoro davvero che abbiamo lì e dobbiamo curare. Questo è il mio opinione. Assolutamente, io sono d'accordo. L'ho detto quando parlavamo fuori dal microfono, che faccio parte, ma io non sono più presidente della consulta, perché mi sarebbe molto piaciuto di portare questo spirito, lo spirito dell'iniziativa, raccogliere i giovani e cercare di cambiare ciò che non va bene. E invece il luogo solo di confronto, di conoscenza, un atteggiamento un po' più pacato e di incontro serve, ma serve poi tanto anche l'attivismo, il coinvolgimento dei giovani. E forse serve un altro organismo fatto e creato dai giovani stessi, come è stato per gli altri italiani senza cittadinanza e le altre associazioni che sono direttamente create appositamente per le istanze delle seconde generazioni. Anche perché sicuramente loro fanno anche più fatica, perché devono avere delle condizioni, ma penso che in famiglia ci sono delle situazioni dove sono sicuramente ostacolati. Perché le seconde generazioni, ormai anche la mentalità sicuramente non si appiattiscono, ma si globalizzano un po', però sì, devono far fronte con delle mentalità dei genitori probabilmente, che probabilmente a volte ostacolano anche, perché lo vedono come un distacco invece che un abbandono delle tradizioni, stavo esattamente pensando al caso di Samara Bass. Cioè già questo ha dimostrato le difficoltà che lotta interna tra due culture vivono questi ragazzi. Dall'altro però abbiamo il silenzio totale del legislatore, che non ne vuol sapere. Con riferimento a Savannah Bass, il legislatore non ha pensato di dare un'occhiata alla legge sulla cittadinanza con riferimento specifico a questi ragazzi, ma ha introdotto una nuova fattispecie penale che vieta i matrimoni combinati e tutte quelle cose. Diciamo che sono anche dalla casa, perché sono un po' chiusi,
certe situazioni. Cioè, diciamo lo scollamento in sì. generale, secondo me, fra le seconde generazioni di tutti. Sì. Cioè, nel senso che c'era lo scollamento tra me e i miei genitori e chi oggi ha dei figli adolescenti, esatto. Già c'è uno sconfinamento rispetto se a questo. Anche il terreno, poi se uniamo a, diciamo, un discorso di età adolescenziale, unito a un adolescente che oggi cresce in una cultura che è completamente diversa rispetto a quella che trovi nelle quattro mura di casa, sono, come diceva lei, probabilmente ancora più tormentati loro rispetto a trovare e a collocarsi in un'identità precisa, anche culturale, cioè, c'è qualche disagio, si è anche manifestato a carte. E non pochi. Sono finiti col pulmini dentro il Luminucci del 2017. Poi magari non si sfocia con atti violenti, non so, cioè, è questo che bisogna proprio cercare di, secondo me, di lavorare su questo tipo di cultura. E è importante fare un lavoro, io credo, anche con le famiglie, cioè importantissimi gli studenti, ma poi se anche la seconda generazione del cittadino italiano va a casa e avrà la mamma e il papà che ragionano in un certo modo. Quindi anche questo, cioè, non è una cittadinanza che ti dà una cultura. No, questo... però studenti per essere indipendente dai genitori nel momento in cui sono contro alle tue scelte, come nel caso di Savannah Bassi. Esatto. Anche magari anche il ragazzo vuole cambiare, però poi si trova in condizioni che non, cioè, non può farlo, cioè non è vincolato dai genitori. Perché la sua condizione oppure ci sono anche degli aspetti di virgolette, perché faccio sempre riferimento alla mia esperienza, dove c'era la madre di uno studente, erano pakistani, credo, sì. Che veniva da me per ascoltare, per sentire come andava il figlio, eccetera. E io gli ho detto, guardi, sarà perché io sono un'insegnante donna, ma lui mi tratta molto male. Non me ne parli, perché fa così anche con me. Io, ma una di queste volte gliele do. Per dire che c'è anche una recrudescenza di integralismo, anche forse... come reazione nei confronti di chi, casomai, come la madre, voleva anche un attimo emanciparsi un po' e c'era invece la risposta. Quindi ci sono tantissime complicazioni. Sì, in realtà diverse una dall'altra. Sono talmente complicate, ecco, tutti questi aspetti. Quindi anche quella storia di Hamas, di Saman. È indicativa, no? Di questo difficile percorso. Poi non dimenticando c'è stato un altro precedente a noi qualche anno prima. Sì, cioè, sì. Ah, sì, certo. È sì, chiaro sì, che insomma qui c'è un'alta percentuale probabilmente, sì. Non so, di questa etnia, quindi c'è stata anche questa ragazza di Modi, molto meno, diciamo così, sì, mediaticamente trattata in maniera sì. diversa, però è un secondo caso. Così vicino, perché sì, in Italia sì, sono stati diversi casi. Tantissimo. Bene, sono 7:30. C'è un'ultima domanda. Prego, velocissima. Sì, velocissima. Il rapporto con la droga. Con la droga. Che rapporto c'è? Non c'è, purtroppo solo no, Bene, grazie.